un punto in due scontri diretti. E questo l'amaro bilancio del Teramo nelle ultime uscite al Bonolis. Poco, troppo poco per poter stare davvero tranquilli, considerando che da qui fino a Capodanno ci saranno 5 match infernali. Vicenza, Pordenone, Vispesaro, Triestina e Ternana, con 3 trasferte e solo 2 impegni tra le mura amiche. I 15 punti in classifica non lasciano dormire sogni tranquilli, in primis ad un presidente Campitelli che sabato pomeriggio, dopo il 2-2 con il Renate, non le ha mandate certo a dire. Io li chiamo bestie, scusatemi l'espressione, per me sono tutte di quel livello lì. Bisogna riconoscere dall'altra parte che Maurizi sta cercando di rivoltare l'organico come un calzino, e il 3-4-3 visto con i Lombardi è solo uno dei tanti esperimenti che il tecnico ha messo in cantiere per il futuro. Lavorare su uno o più sistemi di gioco è un imperativo, specie per una formazione che ha dimostrato di avere un problema atavico, quello del gol. E a proposito di gol, saranno gli attaccanti il piatto forte del mercato di riparazione. Ma la media punti nel frattempo si sta clamorosamente abbassando, i piani di rilancio sono andati a farsi benedire nonostante le due gare non impossibili giocate per di più in casa. Celli è stata una sorpresa positiva, e non solo per il gol. Ventola dalla parte opposta è imprescindibile, e Persia, finché ne ha avuto, ha recuperato tanti palloni. La difesa però continua a subire gol, ma non è certo solo colpa dei singoli. Caidi è ancora out e la retroguardia ha perso una delle sue certezze, e poi c'è anche la questione tattica a fare la differenza. Un reparto come quello arretrato, messo sempre sotto pressione, perché davanti il gioco non si sviluppa mai, è oggettivamente più esposto alle folate avversarie. La protezione che dovrebbe passare in primo luogo dal lavoro fatto dagli attaccanti è una chimera. Né Zecca, che pure da punta centrale si è disimpegnato benino, né gli esterni, né tantomeno Piccioni o Barbuti quando è stato chiamato in causa, hanno dato la reale possibilità alla squadra di respirare e alzare il baricentro. Rimasto sempre troppo basso, ed è allora ecco che Gian Erminio e Renate, non certo due corazzate del raggruppamento, hanno potuto gestire le due fasi in tutta tranquillità. Due gol fatti e 3 subiti in 180 minuti, ma soprattutto la sensazione, sempre più marcata, che i 3 successi consecutivi all'inizio dell'era Maurizi fossero più frutto del caso che di un reale cambiamento di rotta. Da Ravenna in poi il Teramo ha segnato pochissimo, si è reso pericoloso raramente e dietro ha visto qualunque avversario banchettare serenamente dopo aver lavorato ai fianchi. Una squadra che da allora in poi cala vistosamente dal punto di vista fisico. Per questo la fine del 2018 fa venire i brividi, per il valore delle avversarie sì, e perché in fondo questo diavolo non ispira né fiducia né tantomeno ottimismo, e il futuro, a quasi metà torneo, si addensa di nubi troppo fitte per non essere preoccupati.